Non si sono ancora placate le polemiche sulla nube nera che alcune settimane fa ha ricoperto una vasta superficie nei comuni di Ottana e Noragugume, danneggiando alcune aziende agricole, che si apre un nuovo fronte di discussione sul futuro delle attività all'interno dell'area industriale della Sardegna centrale. La Coldiretti di Nuoro e Ogliastra infatti boccia senza appello il progetto che prevederebbe una riconversione a carbone della centrale elettrica di Ottana. Questo in attesa dell'arrivo del metano nell'isola, progetto Galsi permettendo, vista la fine che sta facendo l'ipotesi di estrarre il gas ad Arborea. Un'idea lanciata in occasione del recente vertice tenuto nei giorni scorsi a Cagliari presso l'assessorato regionale all'industria. L'alto là all'utilizzo del carbone Ottana arriva con una nota firmata da Simone Qualbo, presidente della Coldiretti di Nuoro e Ogliastra. Siamo all'ennesima decisione calata dall'alto, commenta il dirigente dell'associazione agricola, senza che sia stato chiesto prima al territorio se favorevole ad un simile progetto. Altre zone in cui sono presenti centrali a carbone stanno pagando a caro prezzo certe scelte. L'uso del carbone come prevalente fonte di combustione, sottolinea il presidente Qualbu, è ritenuta, valorata da studi, un grave fattore di peggioramento della situazione esistente sia per la qualità dell'aria, con il previsto incremento delle emissioni di anidride carbonica, sia per le altre emissioni che produrranno ulteriori effetti nefasti sull'ambiente naturale ed agricolo, in un territorio come quello della Piana di Ottana, che basa la sua economia proprio sull'attività agricola, anche se molti fanno finta di ignorarlo. Sulla stessa linea il direttore della Coldiretti di Nuoro, Aldo Manunta. Se qualcuno vuole puntare allo sviluppo del territorio portando il carbone ad Ottana per mantenere in vita comparti ormai decotti a discapito del settore primario, ci troverà sempre contrari. Le produzioni agroalimentari con questa scelta rischiano di essere cancellate ed allora sì che il territorio morirà definitivamente. La Coldiretti invita l'assessore regionale all'industria Antonello Liori a visitare la Piana di Ottana e incontrare tutte le imprese e le popolazioni prima di dare per scontato quello che non è.